Ciao a tutti, benvenuti in questo secondo capitolo di 10-1-10. Questo piccolo format ispirato ad una cosa già sperimentata all'estero, e io per la prima volta, anzi per la seconda volta, voglio copiare, voglio ispirarmi dagli youtuber americani. Perché no? Lo fa mezza YouTube Italia, anzi il 99%, perché Boban Peso non dovrebbe farlo, ok? L'avete capito anche dal titolo, questa volta voglio realizzare Link. Ma prima voglio farvi dei piccoli annunci. L'appuntamento più importante è quello del Comic Con di Napoli. Ripeto, tutti i giorni presso lo stand di Magic Press Edizioni. La casa editrice con cui sto lavorando in questo periodo per il nuovo fumetto, dove andremo anche a presentarlo al Comic Con, non uscirà in quei giorni lì, però presenteremo insieme all'altro autore la copertina, alcune anticipazioni, alcune piccole informazioni, così da farvi venire l'acquolina in bocca, ok? E ovviamente troverete Spermina Riscossa e Giovani Merda, potete acquistarlo lì, io ve lo posso firmare, ci sarà il firmacopie, eccetera eccetera. Per tutti coloro che non potranno venire al Comic Con di Napoli, vi consiglio di andare a comprare Spermina Riscossa nel link in descrizione su Amazon, e troverete anche Giovani Merda e tutte le altre cose che ho fatto con Magic Press Edizioni. Invece il 6 e il 7 maggio ci vediamo al Festival del Nerd di Foggia. Invece per tutti quelli del nord, ma soprattutto per quelli che stanno a Milano e nei dintorni, il 14 maggio ci vediamo al raduno di Feudalesimo e Libertà. Trovate tutte le info nel link in descrizione, dove potrete anche comprare i biglietti per questo grandissimo evento, dove ci saranno tantissimi ospiti, come ad esempio Manuel Casto, Lercio, Maurizio Merluzzo e Nanowar, eccetera eccetera. Ci saranno tantissimi ospiti e si faranno tante bellissime gare, e io parteciperò alla gara del piccante, perché dovete sapere che io il piccante lo mangio anche a colazione, quindi parteciperò a questa gara. Venite a tifare per me, perché spaccherò i culi, devo assolutamente vincere, dovete tifare per me, assolutamente. Scusate questa introduzione lunga, ma questi annunci erano doverosi. Ora partiamo con il nostro prossimo 10-1-10. Come ho detto, il personaggio che oggi andremo a realizzare, anzi che andrò a realizzare, è Link di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ho preso i fazzoletti post Zaganella, ok? Va bene. Ho impostato il timer a 10 minuti e quando scatterà l'allarme io dovrò togliere le mani dal disegno. Vamos. Avvia. Allora. Ci siamo, ancora 23 secondi. Ogni tanto mi si spegneva il telefono perché ho la versione, non la versione, come si dice, ho risparmio energetico del telefono, e quindi ogni tanto dovevo riaccenderlo e rimettere la password, che è veramente, comunque i 6 minuti sono quello, non ho imbrogliato. 4 3 2 1 0. Stop. Ok. Che dire? Devo essere sincero, poteva venire peggio. Mi spiace un pochino che qua nei contorni il colore sia un po' andato, però giustamente non posso aspettare che asciughi il nero, e quindi si va un po' a rischiare quando si va a disegnare così. Allora, il problema adesso non sono i 10 minuti, che bene o male qualcosina è venuto fuori. Mi sarebbe piaciuto un pochino ancora rendere meglio questa zona qua dell'occhio, che l'ho un po' ignorata, però bene o male è venuto qualcosa di ancora accettabile. Adesso dobbiamo concentrarci sul minuto, e qui diventa anche più divertente vedere io che sclero. Allora, innanzitutto tengo questi due colori qui,
a portata di mano per poi colorarlo. Ovviamente le matite non mi serviranno più perché dovrò andare a cazzo di cane, ma velocissimo. Dovrò cercare di realizzare il disegno in 30 secondi e magari colorarlo nei restanti 30. Sarà impossibile perché, a differenza di Batman, l'altro, cioè l'altro video, magari potevi ancora giocartela, ecco. Ma con Zelda non è facile, perché rischia magari di venire neanche riconoscibile Zelda. Vabbè, non parliamo dei 10 secondi, che lì è tutto un altro discorso, ma poi dopo vedremo come andrà a finire. 3, 2, 1, via! Allora, capelli, cerchiamo di realizzarli più veritieri possibile, gli occhi. Ma cosa sto facendo? No! Allora, mancano ancora un bel po'. Dai che sono abbastanza in tempo. 22 secondi. Ok, 22 secondi. Va, 26. Avanza, dove sono i pennelli? Oh mio Dio, sto perdendo tempo. No! Ok, cappello. Cappello, 36 secondi. Cappello. Pelle. Non è la pelle, sono i capelli quelli. Ah! Che cretino. Poi è venuto sporco di merda in faccia. 54. Mm-hmm. 58. No, basta, non posso più muovere. Una merda è venuta. Comunque, interrompi, bastardo. Ok, azzeriamo. E ora passiamo all'ultimo traguardo, che sono i 10 secondi. Allora, mettiamo i pennelli qua dentro, già inzuppati, sperando che non cadano. Cerchiamo di concentrarci prima sugli occhi. Via! Ma sembra un Picasso, sembra. Fermati. Sembra un Picasso. Levati, anzi. Sembra un Picasso. Cioè, veramente, guardatelo. C'è l'occhio che fuoriesce dalla testa. Comunque, vediamo un po'. Qua dovevano esserci tipo poi le orecchie. Giustamente. Ma anche qua mancano le orecchie, tipo. Ma questo è ancora accettabile, ma questa cosa qua è un obbrobrio. Sembra quasi Zelda, ma visto con la grafica del Nintendo 64. Però è bellissima la sequenza, mi sta piacendo tantissimo. E poi sono riuscito a metterci un pochino di colore. Il verde è un pochino i capelli. Qua ho esagerato un pochino, non dovevo metterci questo rossastro qua. Però vabbè, funziona anche, fa un taglio netto. Invece qua può andare benissimo, mi piace come è venuto qua. Devo ammetterlo che sono soddisfatto del mio Zelda fatto in 10 minuti. Che dire, il resto è noia. Non ho detto gioia, ma noia, noia, noia. Ok ragazzi, questo è il disastro che ho fatto con il 10-1-10. Che dire, è stata un'esperienza unica anche questa volta. Se non avete visto quello di Batman, vi consiglio di andarlo a recuperare perché è venuto molto divertente anche quello. Giustamente la parte dei 10 secondi è la cosa più esilarante, perché uno si trova in difficoltà e viene messo alla prova. Tanto gli sgorbi verranno sempre. Trovatemi uno che riesce a disegnare in 10 secondi qualcosa di strafigo. Sicuramente ci sarà, perché ormai nel web c'è di tutto. Sicuramente ci sarà qualche fenomeno che riesce a disegnare con due mani. Io prima ho cercato di colorare con due mani, però non è semplice. Io con la mano sinistra non sono capace neanche a masturbarmi, figuratevi disegnare. Io vi ringrazio per la vostra attenzione. Ripeto, ci vediamo al Comic Con di Napoli, ci vediamo al Raduno di Feudalesimo Libertà, ci vediamo anche al Festival del Nerd, si chiama così? Festa del Nerd, adesso non ricordo più, a Foggia, il 6 al 7. Trovate tutte le informazioni nel link in descrizione.
grazie mille per la vostra attenzione. Passate a trovarmi su tutti i contatti social, Facebook, Instagram, dove solitamente faccio delle live quando faccio delle pause tra una tavola e l'altra mentre sto disegnando il fumetto. Scusate la mia assenza ultimamente, però dovete cercare di essere clementi con me, dato che sto lavorando sul nuovo fumetto che sarà una bomba e lo annunceremo al Comic Con. Quindi per chi vedrà anche la conferenza del Comic Con saprà di cosa si tratterà, che sarà una bomba, vi farete grasse risate. Comprate Spremina Riscossa, non siate tirchi, cercate di sostenere anche Bovan sulla carta stampata e non solo su YouTube a cazzone. Grazie mille per la vostra attenzione, noi ci vediamo la prossima volta e speriamo al più presto, perché già ho poco tempo per fare i video, ma quel poco tempo che mi è rimasto cercherò di portare sempre contenuti che possano piacere a tutti quanti e forse anche stare sul cazzo, come il video della DPG. Saluto tutti i bufu che mi hanno insultato sotto quel video. Complimenti, continuate così che crescerete tantissimo, complimenti per i vostri gusti, non musicali, ma gusti per quanto riguarda personaggi di intrattenimento, perché quando si arriva al punto di lamentarsi di fenomeni trash come Rosario Muniz, si valorizza gente come la DPG, vuol dire che siamo messi male, perché io gente come Rosario Muniz e la DPG li considero allo stesso livello, spazzatura pura del web che ogni tanto ci partorisce. Quindi vadano a fanculo tutti coloro che mi hanno insultato e si sono anche disiscritti, anzi hanno fatto anche bene, continuate a disiscrivervi, è sempre una bella cosa e niente, grazie mille, alla prossima, ciao.